Invece nel gennaio del 2020 esce l'ultimo romanzo scritto insieme a Germano, ancora Golem Edizioni, Evalov è il titolo. E Evalov è anche il titolo della nostra protagonista. È un libro che ha una genesi, tra l'altro, conficcata nel passato remoto, perché ricordo che io scrissi un soggetto intitolato Lap Dancer, senza come dire, senza l'articolo determinativo, perché doveva richiamare Pickpocket di Robert Bresson e Taxi Driver di Scorsese. Vale a dire, la mia idea era scrivere una storia con una protagonista che fosse la versione femminile degli eroi creati da Paul Schrader, che è lo sceneggiatore di Taxi Driver e che ha guardato molto spesso a Bresson per i suoi film. Se recuperate il bellissimo, è uscito da poco, Il collezionista di carte, vi renderete conto di come anche quel film guarda al cinema di Robert Bresson. Si conclude tra l'altro con la scena, ormai scena feticcio di Schrader, cioè la carezza attraverso il vetro data da una donna a un uomo in carcere, e che viene direttamente dal finale di Pickpocket di Bresson, che potete vedere facilmente su YouTube, anzi io vi consiglio di farlo. Naturalmente il soggetto restò lì per molto tempo, finché un giorno lo ha letto Germano, ha fornito delle idee delle modifiche che hanno cambiato tantissimo il soggetto. Abbiamo cominciato a lavorarci insieme, è venuta fuori una cosa completamente diversa, che però ha la sua scaturigine in quest'idea, cioè un personaggio schraderiano che da maschio diventa femmina. Eva Love è una pornostar ormai in disarmo, ha abbandonato il suo lavoro, ma gestisce un night, si chiama Strawberry Wild, sul confine tra l'Austria e l'Italia. Un locale tra le montagne, la socia di Eva, che si chiama Lara, in realtà lei si chiama Lara Albedo, Eva Love è il suo nome d'arte. Dicevo, la socia di Lara si chiama Benedicta ed è una donna che ha, diciamo così, parecchi, parecchi, pare un passato parecchio ingombrante e molti, molti, diciamo così, lati oscuri. Tanto per cominciare, traffica in armi, è una criminale di guerra serba. E il suo braccio destro e amante, nonché cane da guardia, Leo, è anche lui un criminale di guerra. Eva ha i suoi bei problemi anche lei, perché suo figlio, affetto da autismo, che lei, diciamo così, tiene in una clinica di iperlusso, lei questo figlio se lo ritrova a casa, perché la clinica chiude devono fare dei lavori, insomma, e lei si trova a gestire questo bambino di 7-8 anni col quale non ha un rapporto. E il rapporto è reso anche più difficile dalla patologia del figlio. E il suo figlio lei l'ha avuto dal padre. Lei ha un padre, un orco, Walter Albedo, parente stretto dell'Elia di giostra di sangue, che ha abusato di lei e addirittura le ha fatto avere un figlio. Nella storia si intrometterà a un certo punto una giovane ragazza albanese di nome Polina che riserverà molte sorprese. È un noir torrido, estremamente violento, forse è il libro più violento che io e Germano abbiamo scritto. E se ci potesse essere un riferimento cinematografico, in un'intervista che mi ha fatto un mio amico Vincenzo Mazzaccaro, critico letterario, lui mi ha chiesto sia a me che a Germano, insomma, se questo libro diventasse un film, che regista vedreste bene nel ruolo? E io ho risposto Nicholas Winding Refn, perché anche mentre lo scrivevo io mi immaginavo questo mondo cupo, notturno, segnato dai neon, e un po' come referente visivo avevo Solo Dio Perdona, il film di Refn di qualche anno fa. E
Visto che l'ho detto anche per gli altri libri, aggiungerei anche qui una possibile colonna sonora. Se il rock prog era la musica di Giostra di Sangue, il jazz quella di Estate Nera e il country quella di Giorni Feriali, direi che la musica di Eva Love è il punk. Vorrei leggervi l'incipit. Ora, il libro si svolge nel mese di dicembre e culmina con la fine dell'anno, la festa, il veglione di Capodanno. Qui siamo, la prima scena è ambientata il 12 dicembre. Come dicevamo, siamo al confine tra Trentino e Austria. L'uomo ha il respiro corto, ansima. Il suo procedere carponi è rallentato dalla donna che lo cavalca. È nudo, ma la sua non è una nudità eroica. La grossa pancia gli sfiora il pavimento. In mezzo a tutto quell'adipe spunta il pene eretto. Il movimento stentato lo fa vibrare come la bacchetta di un rabdomante. Si trova in una stanza dalla forma circolare, con il letto posizionato al centro, una specie di disco volante in attesa di lasciare la nave madre per sondare l'immensità dello spazio. Attorno è tutto pulito, bianco, asettico. L'uomo ha quasi 55 anni, la donna ha 20 di meno. Lei è bellissima, l'espressione del volto insieme carnale e altera, il fisico tonico. Unica imperfezione, la cicatrice del cesareo, che spicca sulla pelle olivastra, una ferita sul suo corpo di amazzone. È una donna del sud. Lo rivelano la carnagione e le labbra carnose che spuntano da sotto la maschera, a stento coperte dal becco, che prolunga il suo naso di quasi 10 centimetri. Ha occhi nerissimi e una massa di riccioli scuri, a completare il suo travestimento attaccate alla schiena un paio d'ali. La donna elargisce energiche sberle al sedere dell'uomo, il suo obiettivo è quello di fargli raggiungere il letto astronave. Colpisce col tallone i testicoli della sua cavalcatura. È un tocco preciso, chirurgico, che non si può definire realmente doloroso. Una specie di stimolo che bisogna saper controllare per evitare che si trasformi in un calcio. Una sopra l'altra sono una sorta di animale mitologico, una terza creatura saldata dall'affiatamento e dalla reciproca conoscenza, il cliente e la sua dispensatrice di piacere. Lui è allo stremo, le gocce di sudore cadono sul pavimento immacolato, subito sparse lungo la superficie dalle ginocchia striscianti. La donna uccello sfrega il sesso depilato sulla schiena dell'uomo, gli serra il cazzo fra i piedi e lui, nonostante si sforzi di terminare il tragitto, viene sul pavimento. La sensazione che prova è quella di vuotarsi di tutto il midollo spinale, crolla a terra, vinto. La donna si lascia cadere sopra di lui. Per un attimo il contatto con quel corpo rugoso, così morbido da sembrare un passo dallo sfilacciarsi, le procura piacere. Una sensazione di calore proprio al centro dello stomaco. Si lascia cullare dal respiro dell'uomo che impercettibilmente la solleva. Poi, con un unico movimento fluido, si mette in piedi. Guarda l'uomo ancora sdraiato, gli occhi chiusi, un'espressione sul volto divisa tra pace e guerra, serenità e sofferenza. Hans, nessuna risposta. Col piede scuote il corpo dell'uomo che resta immobile a terra senza parlare. Si china su di lui per coglierne il respiro. Tutto bene? Nella voce una punta di apprensione. Ormai ha perso la maestosità di donna uccello. L'uomo ha un colpo di tosse, si puntella sui gomiti, tira un gran sospiro, bacia i piedi della donna, si artiglia alle sue natiche e le sfiora il sesso con la lingua che esce dardeggiando per pochi istanti. Infine si alza sbuffando. Al centro del suo corpo il pene moscio, colloso, appagato. È stato bellissimo, come sempre, dice l'uomo prendendole le mani e portandosele alle labbra. Ha un che di paterno nei modi che la diverte. Le piace averci a che fare, è metodico ed educato. I clienti abitudinari sono decisamente migliori, da sempre. Lei si toglie le ali, la maschera, si avvolge in un accappatoio bianco. L'uomo ancora nudo traffica intorno a una handycam innestata su un cavalletto. Estrae una microcard e la inserisce in un portatile appoggiato su un tavolino, vicino a una bottiglia di Lagavulin, e a due bicchieri mezzi vuoti, uno pieno di impronte, l'altro con labbra femminili stampate sul bordo. Abbi pazienza qualche minuto, dice lui. Lei, seduta sul letto, si passa una mano fra i capelli, si contempla le dita dei piedi smaltate di un rosso squillante. Ecco, l'uomo le consegna un CD e un pennarello. Lei scrive sulla superficie del disco: "Al mio pony preferito, Eva Love", seguito da un cuoricino, il tutto in caratteri così grandi da occupare quasi l'intero diametro. Restituisce il CD all'uomo, sul cui volto si apre un sorriso largo, opaco e adorante. Grazie, Eva.